Teodoro che è lì, che non aveva magari afidi addosso, sente questi cari ormoni, specie di ormoni vegetali, e dice: ah, una mia amica è attaccata, aspetta che chiamo anch'io le coccinelle, ed emette a sua volta questo ormone qua. Quindi cominciano, parlano una pianta con l'altra e una pianta con l'insetto. No, aspetta che c'è l'altro esempio. Queste sono delle patate americane, invece queste hanno detto ci arrangiamo da sole. Cosa hanno fatto? Arrivano gli afidi e loro mandano fuori un odore di coccinella, per dire. E quindi l'afide prende paura. Ok, vai, prossima. Ecco, il prossimo è simpatico perché c'è di mezzo la giraffa. Allora, giraffa è l'8 marzo è bandita in Africa perché manda le mimose, che piacciono tantissimo, manda circa 60 kg a giorno. Sì, non quella mimosa qui, un altro tipo, però. Allora, cosa fa la mimosa? Arriva la giraffa e comincia a buttare fuori una sostanza che si chiama tannini, che sono quelli del vino che danno quella cosa aspra. Così la giraffa, cosa fa? Si sente il cibo più aspro e quindi non mangia tanto. E allora, vi dico anche qua, la pianta è intelligente. Manda il segnale. Oh, la giraffa mi ha morsicato e lo manda all'altra mimosa, laggiù lontana. L'altra mimosa, che non ha visto una giraffa in vita sua, comincia a buttare fuori i tannini. Perché preventivamente, aspetta che mi attrezzo, ci vuole un po' di tempo, no, per buttare fuori i tannini. Quindi cosa succede? Che le mimose cominciano a diventare così cattive, ok? Di gusto, senza che non sono state morse. Allora la giraffa, saputo questo, cosa fa? Vede dove tira il vento e si organizza in modo da mangiare prima la mimosa che non riesce a mandare il segnale perché il vento tira dall'altra parte. Sì. Aspetta che c'era la. Ecco, la fritillaria, ecco, per esempio, questa viene attaccata da una specie di topi, ok? Qua siamo in Sud America, bene? Un po' anche la faccia. Manda fuori un odore di volpe, per esempio, i topi stanno alla larga. Ok? Andiamo su una cosa, qua siamo sull'incredibile. Allora, faccio questi due esempi. Allora, l'hanno visto nelle querce, ma l'hanno visto anche in altri. Noi vediamo che ci sono degli alberelli piccoli nel bosco. E boh, ma come fanno? È tutto pieno, cioè, hanno una fatica boh, prima di fare metri, ci vogliono anni. Poi siamo una quercia, ha voglia. E quindi è difficile che nasca, soprattutto se ci sono altri lì vicino. L'hanno scoperto questo, che la mamma riconosce il figlio, per dire, e quindi lo lascia, come dire, sopravvivere, non si sa ancora bene come, ma lo aiuta. Al contrario, tu stacchi quella quercia, prendi un'altra quercia, cioè il figlio di un altro, vedrete che quella non ce la fa, perché le piante si riconoscono dal punto di vista del clan, cioè come dire, di quelli geneticamente come me. Gli altri sono, non mi interessano, possono anche non farcela. Fagioli, qua, allora il fagiolo anche questo può essere interessante anche dal punto di vista anche nell'orto. Allora, i fagioli hanno visto che se tu prendi due fagioli dello stesso tipo, che è stessa varietà, li mettete a crescere e guardate la loro crescita, crescono, come dire, uniformemente tra altezza e radice. A un certo punto, boh, vabbè, tutti e due, a un certo punto dici no, io prendo un'altra specie e la metto in parte. Cosa succede? Che non crescono più come prima, ma tutti e due fanno a gara a chi fa crescere prima la radice. Perché? Perché bisogna occupare velocemente, cioè uno sa che c'è l'altro e dice aspetta che occupo velocemente il terreno prima che mi arrivi l'altro. Quindi immaginate, è importante le radici, quindi più radici ci sono, più la pianta viene meglio. Capite cosa vuol dire una consociazione di specie diverse? C'è una competitività, ma è positivo questo se sviluppano radici verso il basso. Ecco, qua volevo fare vedere un filmato, nel caso dopo. Ovviamente Mancuso, Mancuso. hai parlato di Mancuso, certo. Ecco. Ecco, questo è uno scienziato di Pisa, l'Università di Pisa, che sta facendo dei bei lavori. E anche qui ha visto che praticamente le piante, in particolare il fagiolo, riconosce sempre dove, se mettete un palo a distanza, farò vedere un filmato dopo, in qualche modo la pianta ce la fa e sa sempre dove è il palo. A uno come fa?
seconda cosa che vi dico, attenzione, una cosa importante è questa. Visto che con sementi normali trovate al supermercato, magari, sono un po' più stupidine, cioè il fagiolo non ce la fa ad arrivare. Mentre un fagiolo antico, ok, ce la fa. Cioè cosa vuol dire? Che questi meccanismi di intelligenza primordiale, perché pensate all'evoluzione che c'è stata, è molto più presente se noi abbiamo una semente vecchia, non modificata o geneticamente o modificata con la scienza odierna. Perché noi la modifichiamo, ad esempio il pomodoro, facciamo una selezione su resistenza al trasporto, colore, resistenza allo scaffale, e non a queste cose qua. Okay? Quindi abbiamo selezionato delle varietà smorte, delle amebe. Okay? Bene, adesso vi dico che le piante, bom, vi ho detto che come dire, parlano, che interagiscono con gli insetti, le piante sentono. Allora, qua hanno fatto, sentono che cosa? Lì hanno messo una radio con una particolare frequenza, siamo sui 20.000 Hz, quando l'hanno accesa, tutte le radici hanno cominciato ad andare verso la fonte sonora. Perché? Perché 20.000 Hz era il rumore dell'acqua, quindi alle piante piace il rumore dell'acqua e indirizzano il loro corpo alla ricerca dell'acqua, ma solo sul rumore, sì, non sulla presenza di acqua. E questo è notevole, quindi le piante di fatto sentono, ma non solo. E questo è un bel mistero. Questa è un'orchidea, perché ha forma di bombo, di ape? Perché il maschio la scambia per una femmina, e arriva lì, e quindi impollina la pianta. E questo è notevole perché ha un triplice, praticamente un mimetismo questo. Perché uno, manda un po' di odore, l'orchidea. Due, ha una forma che è incredibile. Tre, anche, vedete ad esempio sotto sviluppato come delle setole, come la femmina del bombo. Perché così lui pensa di accoppiarsi, in realtà è un fiore, è impollina il fiore, insomma. Quindi è una triplice azione. E uno dice, ma come ha fatto? Addirittura anche le antenne. Come ha fatto? Cioè, è impossibile anche le antenne. Vuol dire, uno dice, la cosa più facile è dire che l'ha visto. Cioè, il fiore vede, riesce a vedere. Dice, boh, come no? Ecco come vede un fiore, una pianta. Quella lì è una persona. Adesso sto dicendo cose che mi dice, boh, mi buttate fuori da... Però... Il regalo di Natale di mia moglie è stato mancuso, quindi... Ecco. Allora, questa qui sono... Hanno messo una macchina fotografica piccola su una foglia, e in particolare sull'epidermide di una foglia. L'epidermide delle foglie, che non si sa perché, non hanno i cloroplasti, cioè i cloroplasti sono quelli che fanno la foglia verde, ma l'epidermide, quindi lo strato più esterno, insomma il quadro più esterno, è trasparente. E se è trasparente fa come da lenti, quindi se noi ci mettiamo e facciamo filtrare la luce da queste lenti, ci vengono fuori delle figure, in questo caso è una donna. Boh, allora fino qua dice, boh, raccontiamo stupidaggini, però vediamo la prossima, perché e questa è forte. Questa si chiama Bochilla trifogliata ed è una pianta del Sud America. Cosa fa? Un arrampicante. Allora, questa pianta comincia ad arrampicarsi su un albero e si mimetizza, cambia la forma della foglia. Guarda, qua ci sono 9 tipi di foglie diverse, cioè 9 piante diverse, e guardate la bochilla, cambia forma, consistenza, colore alla propria foglia, a seconda della pianta in cui si trova. E allora, addirittura qua, cioè addirittura si trova una foglia trilobata, divisa in tre, e guardate come si sforza addirittura di spaccarsi in tre per assomigliare, una cosa incredibile. E allora, uno dice, boh, magari, cioè, che spiegazione si può dare? Magari forse sente il calore. Allora hanno messo una pianta di plastica, bene. Ha fatto le foglie, non ce l'ho in questo, ha fatto la foglia, come la pianta di plastica, cioè la stessa forma. Ok, quindi in definitiva, quando noi vediamo un orto consociato in questo modo, succedono tante, ma tante, tante cose, tra piante, ma anche tra piante e microrganismi, parlandosi, sentendosi, cioè siamo in una dimensione che non conosciamo, e questo sarà molto molto importante studiare e capire come sono le cose.
E aggiungo, ricordiamoci che tutte le piante che noi abbiamo preso vengono dalle varie parti del mondo. Quindi siamo in un momento in cui si trovano a comunicare piante che non si sono mai viste. Ok? Ecco, tant'è, questo lo troviamo nelle tabelle dell'orto sinergico, per capirsi. Ci sono queste specie di giochi in cui si cerca, magari non si sa tutte le spiegazioni, di dire, ma abbiamo fatto delle prove, abbiamo scoperto, non so, che il pomodoro vicino al basilico, il prezzemolo, comincia a essere più saporito, viene meglio, oppure ad esempio non so, la lattuga vicino al cetriolo per esempio viene meglio, poi potrei dirmi ancora qualcosa. Vai avanti un attimo, ecco, quindi cosa si fa? Si va a costruire uno schema, okay, in cui tu piazzi le singole, anche nel prossimo, le singole piante con, come dire, con dei criteri, facendo in modo che certe piante che si odiano le tengo lontane, certe piante che magari una è utile all'altra oppure una con l'altra le metto vicine. Vai la prossima, ad esempio queste sono le carote e vengono attaccate da questa mosca qua, che si chiama mosca del carote. La cipolla viene attaccata, vedete lassù, da quest'altra mosca marrone. Se io metto però le due vicine, vi dico subito, no, torno su un altro, questa mosca qua della carota non sopporta l'odore della cipolla e questa mosca qua non sopporta l'odore della carota. Quindi mettendo vicino carota e cipolla ci difendiamo da tutte e due. Un secondo esempio, questa è l'altica, che fa parecchi danni, e non sopporta il pomodoro. Quindi, per esempio, non è solo, mettendoli vicini succede un po' la stessa cosa. Ok? Vai con l'ultima, che in caso poi ci posso ritornare sopra. Volevo concludere, poi magari al limite vi faccio vedere qualcosa col microscopio che ho portato, se abbiamo un attimo di tempo, che tutte queste cose che stiamo cercando di scoprire adesso, abbiamo visto tutti i meccanismi, l'orto sinergico, che è stato, insomma, noi lo conosciamo dal 1900 con Fukuoka, poi Emilio Hazelip qua in Spagna, Fukuoka è giapponese, Hazelip che è spagnola, ha detto, beh, proviamo a vedere con le piante nostrane mediterranee, quindi vediamo che consociazioni fare. Beh, siamo arrivati tardi, perché in realtà ci sono arrivati ben prima di noi gli indiani del Nord America, quindi centinaia e centinaia di migliaia di anni prima. Questa è la consociazione delle tre sorelle, si chiama, c'è una leggenda, sono, non me la racconto. Le tre sorelle chi sono? Il mais, vedete? Sono tutte cose che arrivano da là. La zucca, o zucchina meglio, e il fagiolo. Il fagiolo si arrampica sul mais, fagiolo arrampicante, e il mais fa da supporto, e sotto la zucchina fa da pacciamatura naturale. C'è anche una quarta sorella, che hanno inventato solo certe popolazioni, certe tribù proprio degli indiani dell'America, che era, aggiungono una quarta sorella, che è la Cleome cerulata, che è questa pianta qua che fa questo bel fiore, che in realtà attira gli insetti, che poi vanno a impollinare un po' tutte le altre piante. Sì. Poi, se volete intanto domande, io vi faccio vedere una cosa con il microscopio, già che ci siamo. Intanto per fare il microscopio al solito, con Marco, io ti ringrazio molto, perché noi siamo in estrema sintonia e quando gli propongo qualcosa, dice, ah sì, giusto, ci stavo pensando, oppure l'ho fatto, quindi è sempre un piacere averlo con noi. Domande? O considerazioni? O considerazioni? Sì. Vabbè, tanto che lui prepara, così siccome siamo a tempi strettissimi, vi ricordo che noi domani proseguiamo, domani mattina abbiamo il mercato, la piccola fiera dell'abbigliamento sostenibile, e domani pomeriggio cominciamo nel nostro orto sinergico, quattro sabati di varie attività orticole, domani cominceremo con i trapianti, come si fanno, parleremo di consociazioni, eccetera. Non lo facciamo con Marco perché quando ho pensato a questo avrei voluto proprio che venisse Marco, lui non è proprio qui dietro l'angolo, viene da Valvasone, ma in realtà non sapeva ancora com'era con la scuola il sabato, se era libero o non libero, e quindi
non ce l'abbiamo fatta ad organizzarlo, ma abbiamo Fabio Copetti, da poco agronomo, quindi sarà bene. Allora, io vi faccio vedere come è fatto il terreno, perché magari non tutti l'hanno visto. Fate finta di essere una formica e vi troverete in questa situazione qua. Ecco, ecco. Allora, questo è un terreno, ovviamente non bagnato, perché c'è un motivo, farò vedere subito. Però volevo farvi notare che non è come pensiamo noi che sia tutto uguale. Intanto guardate solo i colori, si intravedono, c'è un po' di grigio, c'è qualche pezzettino bianco. Tanto vedete che è fatto da tanti pezzettini che sono uniti come coaguli. All'interno di questo coagulo, dentro, vi ho fatto vedere che ci sono degli spazi dove c'è l'aria e l'acqua, ok? Quindi i microrganismi, per quanto possono, si nascondono qua dentro. E inoltre, anche i colori, perché dipende dal materiale di provenienza. Questi sono pezzettini di sabbia e pezzettini di limo, l'argilla è più piccola, non si riesce a vedere. E volevo farvi vedere cosa succede quando piove. Allora, adesso io metto una gocciolina... Il terreno c'era qui, la fotocamera c'era qui, ci può mettere un po' l'acqua. Ah, una siringa. Una goccia. Cioè. Prova. Ecco, guardate come, intanto, come l'acqua, vedete come l'acqua si diffonde velocemente per capillarità e notate che si formano già, come dire, delle aperture, ok? E, ripeto, questo è un terreno secco. Adesso io faccio piovere sempre di più, perché ho messo proprio una gocciolina di numero, e vedete come... Facciamo respirare l'acqua, vedete proprio che in realtà il terreno, un terreno bagnato, non bagnato, un terreno umido come dovrebbe essere, vedete che lascia molti più spazi di quanto immaginiamo. Un terreno secco, come abbiamo visto, aveva pochi spazi. Quindi immaginate, tutti questi esseri viventi si trovano a vivere in pochissimi spazi. Ecco, vedete proprio come assorbe e rimane attaccata, perché si vede ancora un velo che rimane attaccato, perché l'acqua, proprio come un velo, in maniera elettrostatica, rimane attaccata al terreno. E vedete che in realtà la forma del terreno non era quella iniziale. Il terreno comincia anche a ingrandirsi, comincia a creare i suoi spazi, ok? E quindi voi immaginate, in questo momento io sto dando una gran vitalità a tutti i protozoi, i rotiferi che sono all'interno del terreno, che possono tornare a vivere e moltiplicarsi. E già che ci sono, vi faccio vedere qualche animaletto che possiamo trovare nel terreno. Vediamo cosa catturo. Allora, vediamo se trovo un collembolo. Sì. Perché ve li ho nominati, però hanno una funzione importante nel terreno questi. Questi sono collemboli, sicuramente li avete già visti. Vediamo se lo riesco a inquadrare. Eccolo lì. Questi qua sono collemboli, sono degli insetti primitivi che giocano un ruolo importantissimo nel terreno. Questo terreno che ho portato è un terreno che ho io a casa, è molto organico, ok? E infatti ci sono molte particelle organiche, loro vanno a caccia, vedete che cercano, per poi masticarli. E poi, ovviamente, con le loro deiezioni lo rendono molto più semplice, molto più spezzettato per tutti quegli organismi che abbiamo visto prima, molto piccoli. E attenzione che saltano, non prendete paura, perché sono assolutamente innocui. E da noi è successo, siccome voi li trovate magari nell'organico, ce n'è una marea, ok? E è successo che una scuola è stata evacuata perché c'erano questi, pensavano fossero pidocchi. In realtà hanno chiamato un minimo esperto e detto: cosa state facendo? Perché è una cosa assolutamente naturale. Ecco, andiamo. Così vi ho fatto vedere questa cosa qua. Collemoli di Malvasone, quindi foresti. Allora. Sì, Sì, ecco,
Per esempio, vedete che si muove. Ecco, questo qua è un onisco, però è un cucciolo, cioè un porcellino di terra, sarebbe un crostaceo, che nel terreno, lui prende paura, si attorciglia. Ecco, è piccolo ancora, questo diventerà molto più grande, deve essere nato da qualche giorno, insomma, ecco. Eccolo qua, vedete? E questo qua fa un bel lavoro nel terreno, perché proprio al di là che lo muove, quindi lo arieggia, un piccolo trattorino, molto coltivatore, sotterraneo, gratuito però, non devi neanche mettere benzina. È assolutamente innocuo, anche se sembra un carro armato, è assolutamente innocuo, pacifista. E adesso un po' spaesato perché non capisce perché ci trova la carta sotto. Allora, questo qua è un... Allora, è grande, potrei dire come... Siamo sui 2 mm e mezzo, sui 3 mm adesso, però loro arrivano anche quasi sul centimetro volendo, sì. Quindi questo è proprio un cucciolo. Adesso vediamo cosa trovo ancora. Se volete posso anche spaventarvi, se non ditemi voi perché... Con i terreni coltivati con la chimica questo non c'è. Ecco, qua c'è un adulto. Faccio vedere l'adulto. L'adulto. Eccolo qua. Vedete, questo non mi sta neanche dentro. Sì, esatto. Chiamano anche porcellino di terra. È vivo, è vivo. Volevo vedere... 2-3 centimetri. Allora, le forbicine sì, sono degli insetti utili perché, allora, intanto sono dei predatori di piccoli insetti, tra cui anche gli afidi. Loro sono onnivore in realtà, quindi mangiano sia piccoli insetti che vanno a leccare magari pollini, nettari. Però in alternativa loro ci vanno a mangiare insetti che poi ci farebbero danni proprio, no? Come, quindi addirittura... E si fanno delle piccole casette invernali, sì, mettendoli della paglia appesa agli alberi, e loro passano l'inverno lì. Comunque sì, sono utili, diciamo, non li utilizzano in agricoltura biologica per la lotta biologica, per il semplice fatto che sono generalisti, cioè mangiano quello che gli capita, cioè non mangiano solo afidi, mangiano un afide, poi vanno a mangiare un po' di nettare, poi vanno a mangiare un altro tipo di insetto, e quindi non sono, come dire, vanno bene a noi, però mangiano un po' di tutto, e quindi è meglio avere uno che mangia solo afidi, così mi spazzola via tutti gli afidi, praticamente. Scusi, e l'orbettino? Ritorna utile l'orbettino? Sì, chi è che sa dire migliore? Manca 5. Abbiamo... Tra un po' ci buttano fuori. Va bene, non è un problema. Sì, volevo vedere se trovavo che avevo una cosa simpatica. Però, come tutti gli animaletti, si nascondono. Le tibie alla terra. Sì, bene. E dico dell'orbettino? Allora, l'orbettino è utile, e l'orbettino è un sauro, non è un serpente. Quindi non ha i denti acuminati che uno muore, eccetera. Morde, cioè anche noi li mordiamo se ci attaccano, insomma, no? Però non fa neanche male, ecco, quasi niente. È utile perché va a mangiare soprattutto piccoli molluschi, insetti, che ci danneggiano comunque l'orto, no? Quindi va molto bene. Suggerisco anche, a proposito di animali di quelle dimensioni, io lo faccio ogni anno nell'orto, un orto di 1,5 metri, e non ho problemi di lumache. Le lumache le potete eliminare facendo dei piccoli, uno, due, piccoli stagnetti, piccolissimi, cercando di mettere dentro girini, però non da raganelle, ma più da rospi. Dopo i rospi cosa fanno? Di notte, quindi c'è umidità, le lumache escono con l'umidità e loro vanno a spazzolarsele tutte, perché non vedono l'ora di mangiarsele. In questo caso, mentre la raganella è più selvatica, cioè mangiato lì sparisce, va a fare i suoi giri, il rospo è come un cagnetto, torna sempre a dormire nello stesso posto, quindi si è abituato. Volete vedere se è tornato a casa, andate sotto quella pietra, è lì. E quindi questo è anche un aspetto molto utile. Però è un po' difficile
per trovare il yacht, perché se non sbaglio il yacht sono, non dico una specie protetta, sì, ma quasi. Certo, nello stesso tempo, se si riesce, come dire, a dare una possibilità di moltiplicazione, sì, è una cosa buona, perché io mi ricordo, finché ero piccolo, andavo sempre, facevo gli stagnetti, eccetera, perché era pieno di canalette che spandevano. Adesso hanno interrato tutto, infatti gli anfibi stanno in Italia, abbiamo praticamente, sono a rischio estinzione tantissime specie, perché non c'è fisicamente più l'acqua, oltre che essere inquinate. Perché per non farci buttare fuori, devo interromperti, chi ha piacere, siccome Marco è venuto con la moglie, e noi andiamo a mangiare qualcosa assieme, probabilmente andremo alla pizzeria Zappa, chi ha piacere ad unirsi, così non parleremo di orbettini, ma insomma faremo qualche chiacchiere. Vi ringrazio di essere stati qui con noi, ci vediamo la mattina. Grazie Marco, è stato bellissimo. Grazie.